Pesante sì, ma ancora gestibile nei reparti Covid di Salerno Città la situazione dei ricoveri. La maggiore criticità si registra nei reparti di rianimazione, tutti pieni quelli di intensiva e subintensiva. È l'effetto inevitabile dell'aumento dei contagi che si sta registrando in tutta la regione e la provincia. Intanto sarà aperta una commissione d'inchiesta su di un video postato sul sito di fanpage dove un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno ha mostrato il reparto che accoglie i codici gialli con i malati che sono ammassati. Non c'è nessun distanziamento in caso di malati Covid, non vengono avvisati gli altri pazienti. Il reparto da codice giallo dovrebbe essere sempre vuoto e i pazienti non dovrebbero stazionare per giorni come sta accadendo, dice l'infermiere. Ma purtroppo da giorni non è più così. Intanto su questo fatto interviene la CGL Medici che chiede attenzione alla divulgazione di notizie che possono generare allarmismo nella popolazione con ricadute che potrebbero essere gravissime. Io non so questo video dove è stato fatto, quando è stato fatto, se è stato montato o no. Il problema non è questo, il problema è che tutti noi, noi medici per primi, dobbiamo stare attenti a lanciare dei messaggi che possono creare allarme sociale, perché se la gente ha paura di venire in ospedale avremo sicuramente persone che magari si potevano salvare perché a un momento un minimo sintomo si venivano in ospedale e venivano trattati e invece rimangono a casa per paura o perché pensano di poter stare ore e ore al pronto soccorso e non trattate potrebbero avere un esito infausto. Quindi mi raccomando, massima attenzione, mai come in questo momento bisognerebbe evitare scoop in momenti critici, ma cercare di essere più aderenti possibile alla realtà. Ma la situazione è davvero così pesante? La situazione è sicuramente pesante, a Salerno ancora non siamo arrivati al massimo, anche se stiamo raggiungendolo molto rapidamente. Intorno a noi ormai sono quasi tutti al collasso, il scafato è praticamente trascinato, così anche la città di Napoli, ma d'altra parte era normale, se abbiamo che il 10% dei contagiati dopo una o due settimane viene in ospedale, capirete bene che con 2.600-1.700 infetti al giorno, quali sono quelli adesso in Regione Campania, ci aspettiamo che ogni giorno arrivino in Regione Campania negli ospedali 100-200 persone, e siccome sono malati che non è che vanno via in tre giorni, per cui si libera il posto letto, ma purtroppo richiedono un'ospedalizzazione di almeno 10-15 giorni per avere un minimo di risultato, anzi nel migliore dei casi, allora è ovvio che tutti gli ospedali non potranno reggere questa ondata. Quando dicevamo che bisognava stare attenti a dei comportamenti molto intelligenti per evitare questa terza ondata, appunto avevamo paura di quello che adesso sta succedendo.